Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo episodio di Anita Stories. In questo video vi faccio vedere alcuni life hacks, nello specifico dei life hacks per la scuola, ma anche se siete degli studenti o se insomma non andate più a scuola, vi saranno sicuramente utili. Allora, il primo hack è: in pratica ho scoperto che potete trasformare dei normali pennarelli, in questo caso l'evidenziatore, perché avevo solo l'evidenziatore, in tempere praticamente, quindi in colori ad olio. Basta semplicemente prendere un bastoncino, appunto come quelli per pulire le orecchie, e potete prendere del Johnson's Baby oppure dello shampoo, appunto del baby oil, e passarlo appunto nel pennarello, e come vedete si sfuma benissimo e l'effetto è molto molto bello. Potete fare appunto delle creazioni molto molto carine. In questo caso avevo solo l'arancione, però potete provare con diversi altri colori, è molto molto carino l'effetto. Allora, il secondo hack è: se volete aiuto nello studio, un metodo che è stato riscontrato che è molto efficace è: una volta che avete finito di scrivere un tema, oppure semplicemente se avete scritto un riassunto, potete appunto incollarlo su Google Translate e lasciare che venga appunto letto dalla voce automatica di Google Translate. In questo modo è stato riscontrato che è molto più semplice ricordarsi appunto dell'argomento, e inoltre potete anche verificare se ci sono errori, è molto più semplice rendersene conto appunto. Penso che sia un metodo super efficace e anche molto divertente, in quanto dovete solamente stare lì ed ascoltare appunto che ripete. La voce non è super, però funziona comunque. Anni vengono intanto richiamati dal re per sapere se hanno scoperto qualcosa sulla crisi di Amleto e su come si può... Questo tema fa schifo, riscrivilo. Terzo trucchetto. Allora, questo trucchetto è: se avete un esame a scuola oppure c'è una verifica, un consiglio è di sedervi vicino al professore. Lo so che penserete, meglio stare in fondo. In realtà è molto meglio sedersi vicino, perché così ogni domanda che viene fatta al professore riguardo alla verifica o il tema, potete prendere appunto spunto da tutte le risposte che il professore dà, e dopo eviterete un sacco di errori. Allora, quarto consiglio. Lo sapevate che invece di utilizzare Google potete utilizzare Google Scolastico, e vi aiuterà tantissimo nelle vostre ricerche o se dovete scrivere dei temi o insomma qualsiasi cosa? Basta che scrivete Scholar, scritto appunto scholar.google.com, e si aprirà appunto una sorta di Google un po' differente, in cui è molto semplice appunto trovare libri al completo. Come vedete qua stavo vedendo le operette morali di Leopardi, quindi potete trovare libri interi e potete trovare anche un sacco di materiale per le vostre ricerche. È molto molto più semplice utilizzare Google Scolastico, appunto Scholar Google, per la scuola, e, o anche se andate all'università, provatelo, troverete appunto tantissime informazioni, potete anche salvarle, c'è appunto una sezione, la tua biblioteca, in cui potete salvare tutti gli articoli che vi servono, se poi dovete scrivere dei temi o fare delle ricerche, è veramente utilissimo, potete cercare in italiano o in inglese, come vedete qua apre direttamente dei libri interi, così appunto potete anche evitare di comprare libri appositi, qua ce ne sono un sacco. Allora, un altro trucchetto che ho visto su altri video su YouTube di un youtuber americano, e mi ha appunto ispirato questo trucchetto e l'ho voluto provare: se volete scrivere più volte su un foglio senza dover stare a riscrivere ogni volta appunto più volte con la stessa penna, potete semplicemente incollare appunto tutte le penne assieme. Come vedete qua sto utilizzando uno scotch un po' più resistente. Potete anche provare con lo scotch normale. L'importante è che le mettete in posizione un po' di scaletta, diciamo, così è più semplice poi andare a scrivere. E poi potete, insomma, scrivere ripetutamente delle cose, o delle frasi, o delle parole, o insomma, se vi assegnano qualcosa. E ho provato lo stesso trucchetto, però con i pennarelli,
e devo dire che è super super carino, soprattutto se volete fare delle decorazioni, se volete decorare il diario oppure dei vostri quaderni. È un'ottima idea, perché è molto semplice e anche molto rapido. Quindi ho incollato, appunto legato, vari pennarelli. E fa un bellissimo effetto arcobaleno, come potete vedere. Quindi anche se siete, insomma, negate con le decorazioni o con il disegno, questo è un metodo facilissimo per decorare. Non solo i quaderni diari, ma anche se volete decorare qualche scatolina, qualcosa, anche fare appunto i pois così colorati, penso siano super super carini. Potete anche utilizzare solo due colori o tre colori, potete scrivere il vostro nome o fare dei disegni. Penso che sia molto molto semplice e super carino l'effetto. E ora passiamo alle vostre creazioni. Allora, questa ragazza dolcissima, Lauretta, mi ha mandato un messaggio su Instagram con la foto del segnalibro che ha realizzato dal mio video. E appunto vedete il segnalibro di Pikachu, bellissimo, è stata veramente carinissima. Sono stata super contenta di vedere appunto questo messaggio, questa foto, e vedere che ho appunto realizzato un qualcosa che avevo fatto nel video. Grazie mille Lauretta, sei veramente carinissima. Allora, quindi ho deciso di appunto aggiungere questa nuova sezione, le vostre creazioni. Quindi se volete potete appunto, se effettuate delle creazioni da dei miei video, oppure anche solo se effettuate delle vostre creazioni che volete farmi vedere, potete utilizzare l'hashtag Anita Stories, così le posso proprio vedere nella lista e andrò poi a farle vedere alla fine dei video. E quindi se realizzate un qualcosa che volete farmi vedere, lasciate appunto l'hashtag Anita Stories, mi farebbe tanto tanto piacere, sono davvero curiosa di vedere le vostre creazioni. E ora passiamo ai migliori commenti della settimana. Ragazze, non so come dirvelo, ragazze e ragazzi, siete veramente carinissimi e dolcissimi, leggo sempre i commenti e siete veramente fantastici. E allora, questa settimana ho scelto Petrea Gabrieca. Grazie mille davvero per il tuo commento carinissimo, grazie anche Nicole Orlanza e grazie mille anche Angela Gallo, vi saluto tutte e tre e grazie mille per i vostri commenti carinissimi. E niente ragazzi, questo è tutto, ricordatevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche e lasciatemi un commento, fatemi sapere cosa ne pensate di questo video, lo sapete che mi fa tanto piacere e alla prossima, un bacione!